Ciao a tutti e benvenuti in questo video tutorial. In questo video andrò a modellare una macchina. Cominciamo subito prendendo le tre viste che utilizzeremo saranno sopra, fronte e sinistra. Andiamo su sopra, andiamo su opzioni e configura. Qui andiamo su sfondo e prendiamo, diciamo io ho preso questa immagine qua e ho separato le varie immagini, tutte e quattro. Quindi per sopra utilizzeremo questo, che lo ruotiamo meno 90 gradi in questo modo, che la punta sia verso il basso, e mettiamo della trasparenza, magari 75%. Facciamo lo stesso per il frontale, quindi prendiamo l'immagine frontale. Mettiamo 75 e anche la vista sinistra e mettiamo 75. Ora prendiamo un cubo e lo adattiamo di qua sulla vista di sinistra. Come potete vedere, se io lo adatto, mi si adatta in altezza a questo, però non alla frontale. Allora andiamo su sull'immagine frontale, configura di nuovo e andiamo a ridurlo. Per saperlo meglio, ci basta andare qui e copiare questo numero qua sotto. Lo incolliamo di qua e vediamo che ce lo rende in automatico. Ora cancelliamo il cubo. Cancellato il cubo, prendiamo l'oggetto disco. Mettiamo su asse più X, quindi orientamento più X, e andiamo a vedere di mettere meno segmenti. Mettiamo 10 come segmenti di rotazione. E lasciamo 4 invece come segmenti di disco. Premiamo C per renderlo modificabile. E lo spostiamo vicino alla ruota in questo modo. Premiamo T per scalare e lo adattiamo alla ruota. Ora in questo modo facciamo una copia, quindi Ctrl C, Ctrl V e lo aumentiamo, lo adattiamo, diciamo al non so come si chiama, parafrango. Andiamo ad eliminare dei punti, quindi tutti questi punti interni. In modo che stia solo il lato qua. Andiamo ad adattarlo. Ok, una volta adattato possiamo fare una copia anche di qua indietro. Possiamo utilizzare anche lo strumento specchia. Scusatemi, bisogna selezionare prima i poligoni e i punti. E utilizziamo lo strumento specchia. Lo adattiamo meglio anche qua dietro. Ok, a questo punto prendiamo la modifica per segmenti, tasto destro e prendiamo ponte e uniamo questi pezzi qui, fino a qui. In questo modo, così. Ora andiamo a spostare il tutto nella posizione giusta verso destra. Intanto lo affianchiamo alla macchina.
E qui possiamo vedere, utilizzando le due viste sia qua che sopra, quindi sia a sinistra che sopra, e lo adattiamo alla nostra macchina. Quindi questo dovrebbe essere qua sotto. Insomma, tutta la parte sopra andrà su questa riga qui. Invece la parte sotto, questa, andrà ad appoggiarsi qua. In questo modo facciamo il tutto. Io velocizzo per non perdere tanto tempo. Ecco fatto, lo stesso facciamo dal lato davanti. Ok, una volta fatto questo, questa parte qui, scusatemi che elimino questi due punti qua che non c'entrano. Ecco, noi andremo a selezionare quindi strumento di selezione e prendiamo la selezione lineare. Quindi andiamo a selezionare tutti questi lati qua. Scusatemi, li selezioniamo come segmento che andremo ad estruderli. Quest'ultimo pezzo non serve, quindi con CTRL lo disattivo. Andiamo nella vista sinistra e facciamo estrusione, quindi estrudi in questo modo qua. Adesso prendiamo la selezione per punti e ci adattiamo i punti come sempre alla macchina. Una volta adattato in questo modo, andremo sempre ad aggiustare anche la parte da sopra, oppure anche da sinistra, aiutandoci con la vista sinistra. Però vediamo che se seleziono qua, ad esempio, rischio di selezionare il dietro. Allora utilizziamo la vista sinistra con la vista dall'alto. Ok, una volta fatto questo, andiamo a fare dei taglietti. Quindi lo strumento coltello, disattiviamo solo elementi visibili, e facciamo un taglio qui, un altro taglio qui, dove ci sarà la porta, e un altro taglio qui, dove finisce il punto del vetro qua. Lo stesso facciamo un altro taglietto qua, in modo che qui iniziamo e lo riconnettiamo qua sotto. E poi basta per il momento. Possiamo lasciare qui, così. Ora prendiamo lo strumento per segmenti, selezioniamo questo segmento qua e lo spostiamo verso così. Ecco questo, facciamo un'estrusione in questo modo. Lo trasciniamo così e prendiamo lo strumento coltello e facciamo due o tre taglietti. Così, giusto per fare qualcuno. Allora, prendiamo questi punti e li adattiamo alla macchina.
contattiamo lui meglio. Prendiamo strumento a selezione, selezioniamo i due punti, tasto destro, unisci i punti e uniamo in questo modo qua. Vediamo che adesso possiamo fare un altro taglietto anche qui, in modo che corrisponda a questo qua sotto. Lo stesso vale anche per la porta, quindi questo partiamo così. E questo partiamo da qui in questo modo. Prendiamo lo strumento di selezione lineare, prendiamo anche la modifica per segmenti e selezioniamo tutta la parte di qui, così. Che adesso andremo ad estrudere sempre. Quindi facciamo un'estrusione normale. Andiamo a vedere di qua. Essendo che la forma è un po' strana, adesso andremo ad adattarlo alla macchina. Intanto allineiamo tutto al centro. Quindi tasto destro, setta valore punto. Facciamo coordinate sistema mondo, quindi non oggetto, e ci allinea al centro. Se noi creiamo anche la simmetria, possiamo vedere che ci riflette la macchina in questo modo. Adesso andiamo ad aggiustare questo lato qua. Quindi lo adattiamo in modo che ci stia giusto qua. Andiamo ad unire i vari pezzi qua del finestrino. Prendiamo lo strumento ponte e li uniamo in questo modo. Ok, e l'abbiamo chiuso. Ora per fare un dettaglio migliore qui, selezioniamo l'oggetto, tasto destro, prendiamo il coltello e in modalità loop. E andiamo ad aggiungere un altro pezzo qua. Così, in questo modo, però selezionando la modifica per punti. Facciamo un clic e vediamo che abbiamo fatto delle altre linee. Lo stesso faremo anche qui, verso la metà, più o meno. Quindi sempre coltello e lo facciamo qui. Andiamo sulla vista dall'alto,
e cerchiamo sempre di adattarlo al meglio alla nostra auto. Ecco, una volta adattato, possiamo vedere che anche in altezza dovremmo andare a toccare qui. Quindi possiamo aumentare l'altezza, giusto di poco, anche ad occhio oppure anche utilizzando la guida, diciamo qui. Quindi possiamo controllarci un po' anche qua. In questo modo. Poi in caso possiamo fare altri taglietti anche per così, anche per lungo. E anche in altezza. Proviamo a farlo subito. Sono più sicuro se vado con la linea. In questo modo. E andiamo ad adattare i punti. Sempre. Ora questi punti centrali. Questi qui possiamo alzarli un po' di più del resto. Ok, in questo modo qui. Per quanto riguarda invece il vetro qui, è molto geometrico, diciamo, però non c'è un problema. Non c'è un problema per il fatto che se io applico un EburnUrbs, diciamo che possiamo renderlo con tanti poligoni è più dettagliato. Quindi, nel caso voleste avere più dettaglio, andrete dopo ovviamente a modificarlo a seconda di come volete voi, aggiungendo più poligoni in questo modo qui. Però per il momento lo lavoriamo in Love Poly. Anche perché se ne abbiamo tanti punti, come nel caso dell'EburnUrbs, diventa molto difficile modificarlo. Invece con pochi punti ci stiamo un attimo a spostare come vogliamo noi. Ora vediamo di inserire all'interno, di estrudere all'interno queste sporgenze qua, questi angoli fuori, diciamo, per non dare un senso che sia proprio così. Allora, prendiamo modifica per segmenti, facciamo la selezione lineare in questo modo, teniamo premuto maiuscolo e facciamo un estrudi, però lo facciamo all'interno di uno, vediamo anche, ci aiutiamo anche con l'EburnUrbs. Quindi facciamo un'estrusione e poi un altro che lo trasciniamo più in dentro. In questo modo avremo la parte sotto
fatta così. Cerchiamo magari di arrivare fino al dritto con questo. E lo allineiamo proprio. Quindi setta valore punto e facciamo 0 su x, poi lo rispostiamo. Ok. Diciamo che abbiamo fatto lo scheletro. E anche sotto di qua potremo fare lo stesso lavoro dopo, quindi possiamo seguirlo anche dopo o anche adesso subito facendo col ponte. Uniamo questi punti e anche questi punti qua. Poi in caso si possono fare diverse connessioni, ma per il momento io lo lascerei così. Vediamo anche sul retro. Ok, tanto la parte interna, se volete modificarla per bene, lo potete fare, se no lo lasciate come sta. Vediamo che un punto è fuori dal normale. Cerchiamo di adattarli anche utilizzando solo la vista prospettica. Ok. Ora mi sembra meglio. Andiamo ad realizzare la ruota adesso. Quindi, modalità oggetto, spostiamo il nostro disco, lo spostiamo qui e lo lavoriamo sempre in modalità poligono. E anche low poly, quindi se lo segniamo tenendo premuto maiuscolo, questi buchi qua, diciamo, li possiamo anche eliminare. Ora io prendo una selezione rotonda di tutti i segmenti del contorno, diciamo, questi. Prendo lo strumento scala, lo scalo un po' perché mi sembra troppo piccolo. Ora selezioniamo il tutto, facciamo estrudi e andiamo qui e attiviamo crea tappi. Però dobbiamo fare per poligoni, quindi crea tappi. Lo trasciniamo verso l'interno, ma di poco, perché tanto il disco è fatto così, il cerchio, diciamo. Ora prendiamo la selezione sempre loop e prendiamo solo il lato qua. E lo storniamo anche questo, sempre all'interno. Arrivato qua, facciamo un'altra piccola estrusione e così avremo la nostra ruota. Per fare un lavoro migliore, selezioniamo il punto qui, andiamo qua, selezione morbida, riduciamo un po' il raggio. E come ben sapete, i cerchi non sono proprio dritti, quindi li trasciniamo un po' così. Ovviamente potete aumentare di più o di meno la morbidezza, quindi torniamo sulla selezione normale. Proviamo a metterlo sotto l'Hibernurbs, a verificare se va bene o meno. E ovviamente, come sempre dico, se volete fare altre modifiche si possono sempre fare, quindi prendiamo lo strumento coltello, loop e gli applichiamo dei taglietti uno vicino all'altro, in questo modo. E selezioniamo quello all'interno dei due tagli. Questo ci serve per dare il senso di distacco tra gomma e disco. Magari prendiamo anche un po' scala. In questo modo, se facciamo, proviamo a vedere, il disco torna meglio. Poi, nel caso voleste fare
dei dischi speciali, come dire. Selezioniamo in questo modo di nuovo il tutto. Facciamo un'estrusione interna magari. E li spingiamo verso interno. Ovviamente possiamo fare dei cerchi in tanti diversi modi. Disattivo qua la vista, ecco. Uno può sbizzarrirsi come vuole, come meglio crede. Insomma, possiamo anche fare qui, sempre con un'estrusione interna. Estrudere anche esternamente così, oppure internamente, a seconda. E creiamo il nostro cerchio e anche la ruota. Ora ovviamente per la ruota basta fare delle coppie. E trascinarle indietro per fare tutte e quattro le ruote. Elimino un attimo l'Hyper Nulls e facciamo le ruote anche dall'altra parte o utilizzando la simmetria, quindi raggruppiamo entrambi e utilizziamo una simmetria. Quindi avremo già le ruote anche dall'altra parte. In questo modo, magari quella dietro la spostiamo più avanti. Ecco qui. Ora andiamo a spiegare anche, vado a spiegare anche come potreste lavorare al meglio anche separando i vari pezzi, ad esempio la porta, eccetera. Quindi prendiamo sempre il coltello come selezione loop. Possiamo fare così. Magari faccio una copia di questo. Faccio una coppia sotto e nascondo questo qua, la nostra vista. Prendiamo l'estrusione Nulbs, lo applichiamo, magari li applico uno anche qui e premo C, quindi lo rendo modificabile. Però mi raccomando, questo rimarrà così dopo, quindi non potrete più rimodificarlo. Quindi premendo C non potete tornare indietro o avere meno poligoni, quindi salvatevi sempre una copia. E quindi in questo modo voi potete lavorare la macchina al meglio. Cioè, voglio dire, potete selezionare la porta e separarlo. Un attimo che vedo qua, seleziono solo elementi visibili. Possiamo fare magari, adesso non so dove finiva la porta bene, ma vado a selezionare velocemente solo per spiegare. Poi sarete voi ovviamente a rendere la macchina come meglio vi piace. Con Ctrl disattiviamo quello che non ci serve. Tasto destro e facciamo split, che vuol dire scindi in italiano. Posso premere cancella, quindi sulla tastiera cancella. Vediamo che mi ha creato una nuova copia del disco, che questa è una porta separata, quindi in questo modo si possono separare i vari oggetti. Quindi si può separare la porta, posso separare anche il vetro. A seconda di dove finisce il vetro, quindi faccio scindi. E vediamo che se io disattivo il vetro, che è questo qua sotto, mi diventa buco. Per quanto riguarda la porta, seleziono il tutto, con lo strumento estrudi, lo estrudo internamente. E così avrò, diciamo, facciamo una ruotazione
scusatemi, una rotazione per oggetto, così, in questo modo, della porta piena. Ovviamente anche la porta andrà adattata a ogni tipo di punto, diciamo, ingrandito, se volete mettere anche l'apriporta, tutto quanto. E il vetro possiamo dire che si trova qui, che potrebbe essere che si apre così e che si chiude. Ovviamente quello sta a voi a farlo. Io vi ho spiegato come modellare una macchina in modo veloce e semplice, ma soprattutto come iniziare, perché se iniziate con questo metodo avrete un buon risultato finale. Quindi io raggruppo tutto, trascino sull'Ibernoobs, magari riduco un po' l'Ibernoobs a 1, e in questo modo avrete anche la possibilità di modificare al meglio i punti. Ad esempio qua vedete che si storge un po' troppo per il fatto che abbiamo fatto questa connessione qua. Se la connessione c'è anche qui, quindi lo facciamo solo per far vedere, diventa meglio. Oppure se viene mandato a zero. Poi per fare dei fari, ad esempio, voglio fare i fari così piccoli, non come ce li ha l'Audi in realtà. Faccio un'estrusione interna e un'estrusione normale. Che questo può andare sotto, sopra. Scusate, mi disattiviamo crea tappi e possiamo andare sotto in questo modo. Oppure fare anche le prese d'aria, si possono fare, ad esempio voglio fare due buchi di qua. In poche parole, avendolo con pochi poligoni, possiamo adattarlo a qualsiasi cosa vogliamo noi. Come anche per il vetro. Possiamo ridurlo, e allo stesso tempo però dobbiamo ricordarci sempre di allineare questi punti oppure segmenti all'asse X a 0, quindi settare il valore, così si vede di più il vetro. Lo stesso possiamo fare davanti, selezione per poligoni, selezioniamo il vetro, facciamo un'estrusione interna, come potete vedere dà un brutto effetto, e eliminate questo pezzo, selezione per segmenti, setta valore punto, e lo portiamo, scusatemi, selezioniamo il pezzo, setta valore punto e facciamo applica. In questo modo possiamo creare tutti i modelli di macchine che vogliamo noi. Anche questo tutorial è finito, grazie, ciao, alla prossima!